I tuoi padroni non ti danno da bere, eh? Già, hanno altre cose da fare. C'è nessuno? Posso? Mario? Non è cambiato niente. Il nulla è meglio della nullità. Non so se troverò la forza di farlo. Se potessi cadere in acqua tutto sarebbe più facile. Una pietra scivolosa. Un piede in fallo e giù, sempre più giù fino a sparire sotto l'acqua gelida. Forse allora tutto avrebbe senso. Morire per non essere mai vissuto. Pronto? Sì, sono il dottor Petrelli.
Sono sul fiume, sotto il ponte della ferrovia. Sì, ho trovato una donna. Tentato suicidio, direi. Mandate subito un'ambulanza. Sì, io aspetto qui, sì. Dottor Petrelli, posso parlarle un momento? Salve. Ha trovato degli oggetti personali? Ho trovato solo un paio di scarpe, una borsetta. Forse se cercate potete trovare qualche altra cosa. Guarda se c'è qualcosa qui intorno. La donna ha fatto molta strada per arrivare fino qui. Noi comunque lasciamo tutto all'investigativa. Se non le dispiace... Io vorrei seguire la donna in ospedale. Tanto ormai per oggi i miei pesci si sono fritti da soli. Vada, vada. Ne andrà meglio il prossimo weekend. Arrivederci. Arrivederci. Loro sono morti. Io dovrò vivere. Prego. Commissario Nastro. Accomodatevi. Grazie. In che cosa posso esservi utile? Quando potremo parlare con quella donna? Jana, mi sembra che si chiami. Per adesso è da escludere. È sotto shock. Comunque è ricoverata nel reparto del professor Barnabei. Lei dovrebbe rivolgersi a lui. Io la sono trovata e condotta qui. Certo, certo. Però purtroppo abbiamo saputo che in casa della Jana due uomini si sono sparati uccidendosi a vicenda. Uno era nel letto completamente nudo, solo che in quel letto avrebbe dovuto esserci l'altro, visto che era il suo. E la moglie, presumibilmente, era nel letto giusto, ma con la persona sbagliata. Quindi presumete che il marito e l'amante si siano uccisi per una questione d'onore? No, di corna. Non crediamo che di onore ne avessero tanto. Per quanto ne sappiamo, l'amante era un pregiudicato e l'altro era un perdigiorno che da poco tempo stava frequentando loschi individui, tra cui l'amante della moglie. Allora è semplice. Si sono sparati perché entrambi erano dei poco di buono. E questo giustificherebbe l'uso delle armi. Non giungiamo a conclusioni affrettate. C'è un'indagine in corso. Ne sapremo di più quando la Jana potrà parlare. A quanto pare, subito dopo la sparatoria, si è vestita in fretta e furia ed è scappata via il più lontano possibile. Comunque, per ora grazie. Se avremo bisogno di lei, glielo faremo sapere. Per carità, dovere. Arrivederci. Angela, sono tornato. Bentornato, caro. Com'è andata la pesca? Eccezionalmente bene. Ho pescato un pesce di 55 kg, bionda e con gli occhi azzurri. Ah, ecco dove vai a pescare. No, non c'è da preoccuparsi. Si trattava di un aspirante suicida. L'ho trovata sul greto del fiume. Gli ho prestato le prime cure e ora si trova all'ospedale. Non immaginavo. Non riesci a staccarti dal tuo lavoro neanche quando ti dedichi il tuo hobby preferito. Beh, sei un eroe. Io penso che dovremmo festeggiare questo atto eroico. Hai in mente qualcosa? Tu che dici? Ho in mente qualcosa? Penso di sì, perché anch'io ho in mente la stessa cosa. Buongiorno. Buongiorno. Ci attende il professor Barnabei. Prego, da questa parte. Buongiorno, professore. Buongiorno, accomodatevi pure. Immagino siete qui per la ragazza del fiume. Infatti, sono il commissario Nasta e il collega l'ispettore Millesimi. Allora, ci dica, come sta la signora? Solo un momento, qui la cartella. A parte qualche contusione, qualche graffio, forse dovuti allo scivolone nel greto del fiume,
E dato che è arrivata qui bagnata fradicia, un bel raffreddore, qualche linea di febbre, niente di preoccupante. Ci permette di parlarle, quindi? Quando volete. Soprattutto era mal ridotta psicologicamente. Ma con i farmaci l'abbiamo fatta dormire per 3 giorni. Ora ha mangiato qualcosa. Fra qualche giorno possiamo dimetterla. A qualche parente. Dai documenti non risulta. Ci informeremo dai parenti del marito defunto. La troverete alla 12. Vi faccio accompagnare. Comunque troverete il vostro piantone fuori dalla porta. Perfetto. Grazie, professore Barnabello. Di niente. Dovere. Diana, i signori sono qui per te. Buongiorno, sono il commissario Nasta, la mia collega, l'ispettrice Millesi. Ma prego, non si preoccupi, non si disturbi. Dobbiamo soltanto un paio di minuti, poi la lasciamo riposare. No, no, prego, sono lieta di collaborare. Oltretutto credo che non possa rifiutarmi. Date le circostanze, direi proprio di no. Ha parenti in Italia? No, avevo solo mio marito. E i parenti di suo marito? Eravamo sposati da pochi mesi. È stato un matrimonio troppo frettoloso. Troppo. Praticamente non li conosco. So solo che aveva la madre o qualche zio o cugino. Essendo vedova di un italiano, ha acquisito tutti i diritti per rimanere in Italia. Non so se rimarrò. Per ora escluderei la possibilità di lasciare il paese. Purtroppo ci sono di mezzo 2 morti. Ma vediamo al dunque. Qual è la sua versione dei fatti? C'è poco da dire. Sembra la storia che debba sempre accadere agli altri. Mio marito e Ronnie erano soci in certi affari. Mario, da quando ho conosciuto Ronnie, era cambiato completamente. Mi trascurava, era cattivo con me. Mentre Ronnie era premuroso e la riempiva di attenzioni. Un classico. No, non è che fosse migliore di mio marito. Forse sì. Ronnie era più premuroso nei miei confronti. Da cosa nasce cosa, mi sono trovata a letto con lui. Questo dopo solo 1 mese di matrimonio. Non posso negarlo, ma a volte le cose precipitano a dispetto della nostra volontà. Ci risulta che tra le tante attività illegali, Ronnie fosse anche uno sfruttatore di prostitute. Lei, scusi la domanda, ha mai lavorato in questo ambito? Sapevo di questo. E diciamo che mi ha presentato qualche persona facoltosa, ma oltre a una semplice effusione niente di particolare. Sta cercando di proteggere i defunti pregiudicati o c'è di mezzo qualcun altro? Cioè, intendo dire, lei ha subito delle pressioni, delle minacce? No, no, i fatti andarono così, più o meno così. Perché non li ha mai denunciati? Intendo Ronnie e Mario. Non mi sembrava il caso, non vedevo la ragione. Va bene, abbiamo quasi finito. Ci vuole dire che cosa è successo esattamente quel giorno nella sua camera da letto? Mario doveva essere fuori per una commissione. Io e Ronnie ne approfittammo per infilarci a letto. Ma Mario tornò prima del previsto, andò su tutte le furie e strasse la pistola. Si spararono a vicenda. Io con uno scatto riuscii a rotolarmi giù dal letto e portarmi fuori dalla traiettoria del proiettile. Tutto qui. Lei è coinvolta con l'uccisione dei 2? Indirettamente, per aver messo le corna a Mario e provocando così la sua reazione, ma non direttamente. Una dichiarazione un po' semplicistica. I fatti andarono così, come credo abbiate verificato. Lo conosciamo il nostro lavoro. Chiedo scusa. Non era mia intenzione offendere. È colpa di mio stato confusionale. Io non sono ancora ripresa del tutto dallo shock. Ci rendiamo conto del suo stato fisico ed emotivo, ma il nostro dovere è di accertare i fatti. Va bene, diciamo che per ora può bastare. Si tenga a disposizione per firmare la deposizione e soprattutto ci comunichi dove intende andare ad abitare nei prossimi giorni. Senz'altro. È tutto, grazie. Buongiorno.
Sono il dottor Loris Petrelli. Lei deve essere il medico che mi ha trovata nel fiume. Mi dispiace per la sua mattinata rovinata. Ho saputo chi si trovava lì per pescare. Quanto chiacchierano in questo ospedale? Sembra di essere dal parrucchiere. La signora qui presente è Angela, mia moglie. Molto piacere. Il piacere è mio. Mio marito mi aveva parlato di una bella ragazza straniera, ma ora mi rendo conto che lei è bellissima. Grazie del complimento. Sono contenuto, per non ingelosirti. Mi sono permessa di portarle, di portarti dei cioccolatini. Spero ti piaccia. Oh, grazie. Ma non dovevo disturbarti. È un piacere, nessun disturbo. Spero tu ti trattenga nella nostra zona. Chissà, magari diventeremo amiche. Veramente in questo momento non saprei proprio dove andare. Oltretutto c'è l'inchiesta in corso, come credo saprete. Sì, la polizia ha informato di tutto l'ospedale. Anche di ciò che è accaduto a casa tua. Oddio, che situazione imbarazzante. Non preoccuparti, ti troveremo un posto dove stare. Anzi, ora che ci penso, Loris, potrebbe venire a stare qualche tempo da noi. Mi pare che tu abbia già deciso ogni cosa. Te l'avrei chiesto anch'io. Siete troppo gentili, ma praticamente non ci conosciamo. Non mi sembra il caso, creerei il disturbo. Nessun disturbo, avremo il tempo per conoscerci. Sarai nostra ospite, cara, è deciso. Ma fate parte per caso di qualche associazione benefica? Qualcosa del genere? Niente associazione. O meglio, la Angela e Loris Corporation. Ente tutela amici. Quando i medici li rimetteranno verrai a stare da noi. Nel frattempo verremo a trovarti tutti i giorni. Angela, che dici, la lasciamo riposare? Mm-hmm. Andiamo? Arrivederci. Arrivederci. Prego. Oh, eccoci a casa. Iana, sarà anche casa tua d'ora in poi. Ah, nel frattempo puoi utilizzare i miei abiti, tanto più o meno abbiamo la stessa taglia. Complimenti, ma che bella villa! Eh sì, siamo fortunati, abbiamo entrambi i genitori benestanti. Praticamente non abbiamo bisogno di lavorare per vivere. Ah, mi sembra che meritiate tutto questo, siete delle brave persone. In apparenza, sì. Vabbè, che facciamo? Restiamo all'ingresso? Su, andiamo che ti mostro la casa e poi ci prepareremo un buon pranzo. Io sono un'appassionata di cucina. Me la cavo. Bene, così mi aiuti e ne approfittiamo per chiacchierare un po' lontano da orecchie indiscrete. Aspettate un momento prima di dare sfogo alle male lingue. Tieni, credo che questo sia tuo. Mi hai aiutato a trovarti quel giorno sul fiume. Ho letto solo l'essenziale quando l'ho fatto vedere nemmeno la polizia. Grazie. Non avevo abitudine di scrivere un diario, una cosa che ho iniziato da poco, data la mia situazione. Ho scritto in italiano per esercitarmi. D'ora in poi ci scriverai solo una biglietta. Tu credi? Mi devi una giornata di pesca. Mi sdebiterò. Scriverò nel diario. Su dai, che ho un sacco di cose da farti vedere. Poi una domenica che ne avremo voglia andremo tutti a pescare. Siete stati così gentili con me. Credo che vi debba dire qualcosa sulla mia vicenda. Diana, noi non ti chiediamo nulla, ma se può farti star meglio siamo qui ad ascoltarti. Come sapete sono moldava. La mia infanzia non è stata facile perché eravamo molto poveri. E così decisi di andare a cercare fortuna all'estero. I miei genitori mi misero in guardia. Eravamo tutti consapevoli che le ragazze dell'est nell'occidente rischiavano di finire nelle mani delle sfruttatori di prostitute. E anche il nostro governo ci metteva in guardia sotto questo aspetto. Nonostante la miseria, eravamo di buoni principi morali e io non volevo deludere i miei. Buoni propositi. Ma immagino che i rischi erano molti per una ragazza sola. Difatti,
Io mi guardavo dalle organizzazioni criminali dell'Est e invece i guai mi sono piovuti addosso da due italiani, uno dei quali era apparentemente innocuo. Presumo quei due coinvolti nella sparatoria. Esatto. Appresi la lingua italiana tranne i programmi televisivi trasmessi nel nostro paese. E per questo motivo decisi di trasferirmi proprio in Italia. All'inizio non fu facile, perché non conoscevo bene la vostra lingua. E oltretutto voi parlate in centinaia di dialetti diversi. E non conoscevo la vostra cultura. Avevo trovato un lavoro provvisorio presso un'impresa di pulizie. Mi trovavo a pulire le scale in un condominio formato da diversi uffici. Lì incontrai per la prima volta Mario, colui che sarebbe diventato mio marito. Mi sembrava un ragazzo per bene, oltretutto io avevo un disperato bisogno di affetto e di un appoggio pratico, in quanto non avevo alcun punto di riferimento. Buongiorno. Posso? Ah. E che farò pedale? Non importa, io pulire di nuovo. Straniera? Sì, di Moldavia. Favolosa. La Moldavia, intendo. Tu stato? No, l'ho vista solo in foto e filmati. Oggi in Krasiva, eh? Tu non sapere quanto bella. Potremmo andarci insieme? Sì, certo, in un'altra vita. Perché? In questa è impossibile. Impossibile? Io non conoscere te. Non avere permesso di soggiorno, dovere tornare a casa presto. Non avere contratto di lavoro. Questo è un problema superabile. Senti, io devo andare al lavoro adesso. Dove ti posso trovare? È che forse è la soluzione per i tuoi problemi. A proposito, mi chiamo Mario. Oh, scusa. Io, Jana, abito qui in via Garibaldi 35. No, Garibaldi. Garibaldi. Scusa, via Garibaldi 35. Perfetto, allora. Ci vediamo stasera. Mm-hmm. Ti invito a cena. A cena? Sì, cena. Mangiare. Gnam gnam, capito? Ah, ok. Ok, ciao. Io e Mario continuiamo a vederci. Lui con i libri e cassette mi faceva esercitare per parlare bene la lingua italiana. Ci siete riusciti. Parli benissimo l'italiano, quasi non sembri straniero. Avrei voluto conoscere altre cose belle dell'Italia. E invece... E invece le belle cose dell'Italia te le faremo conoscere noi. Venite, ho una bottiglia che ci aspetta di là, quella delle grandi occasioni. Siete qui comparsi per la celebrazione del vostro matrimonio. Do lettura degli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile. Articolo 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Lei, signor Mario Brioschi, intende prendere in moglie la qui presente Jana Majerova? Sì. Lei, signora Jana Majerova, intende prendere in marito il... Mi chiese di sposarlo, dicendomi, credo di essermi innamorato di te. Rimarrei in Italia. Penserò a tutto io. E in effetti penso a tutto. Proprio a tutto. Chi è quello schiavo? Non so come si chiami, ma abita nelle palazzine dietro il centro commerciale. So che non è italiana. Voi mi sorprendete. Siete un'enciclopedia. Chi altro sapete? Sulle donne siamo sempre informati. Il marito è uno stronzetto che fa il rappresentante e viene dalla campagna. Non ci posso credere. Un contadino le prese con quel fiorellino. Non c'è giustizia. Se fosse in te non parlerei della giustizia. Potrebbe essere pericoloso. Dio, ma cosa c'è? Salve. Da poco in città. Offro io. No, no, grazie, pago io. No, no, lascia, ti prego, pago io. Le ho detto di no, non insista.
Quel cenno di saluto da galantuomo mi sembrava fuori luogo in un tipo così. Aveva più l'aspetto di un pappone. Ma mi sbagliavo, era molto peggio. Oh, guarda chi c'è. Chi c'è? Il marito dato bello. Ma no. Così è lui l'agricoltore. Ora voglio vedere se il mio tipo. Voi assecondatemi. Se non ci sta la moglie, ti fai lui. Ora non ho tempo per romperti il muso, ma se non fai come ti dico io, riprenderemo questo discorso, chiaro? Come non detto. Tutti i gusti sono gusti. Sei il tuo tipo. Salve. Nuovo? No, usato. Scusa, è stato più forte di me. Sì, sono arrivato da poco, abito dietro al centro commerciale. Da 3 mesi. Mi chiamo Mario. Ciao, piacere, io sono Ronny. Senti, ti andrebbe una partita a biliardo? Adesso? Adesso, così, per conoscerci meglio. Ci manca il quarto giocatore. No, dovrei andare al lavoro. Ah, dai, su via, una mezz'ora soltanto. Ci rilassiamo un po' e poi andremo tutti al lavoro. Mezz'ora. Mezz'ora. D'accordo. Bene, andiamo. Я устала, пойдем домой. Я тоже устала. Пойдем. Grazie per la compagnia. Tieni, questa è la tua vincita. È come se giocavano soldi. E se avessimo perso? Io non avrei potuto pagare. Ma che problemi ci sono, Mario? Abbiamo vinto, no? Sei un buon giocatore. Ho fiuto in queste cose io. Fumi? Sai, mi sono detto, gioco e vinco con il primo arrivato, ed ecco fatto. Se avessimo perso era un problema mio, ma lasciamo stare. Che cosa fai tu nella vita? Rappresento una ditta di prodotti chimici. Ma dai, vendi carta igienica e prodotti per lavare il cesso? Più o meno a quello che tratta. Ah, beh, ci sono modi migliori per guadagnarsi la giornata, non credi? Se permetti ti dico io come far soldi. Ma io so solo commerciare. Si tratta proprio di questo, pensa. Io ho un po' d'oro, sai, piccoli regali ricevuti. Vorrei venderlo, ci sarebbe anche un acquirente interessato a comprarlo. Purtroppo io non mi intendo d'oro, non so commerciare. Perché non te ne occupi tu? Mi toglieresti un gran pensiero e potresti beccarti pure la percentuale. Io so commerciare e mi intendo anche di oro. È che però non vorrei mettere le mani in una tua faccenda personale. Scusami, ma te lo sto chiedendo io, no? Naturalmente Ronny fece vendere a Mario oro rubato. Mario non era così scemo, senz'altro aveva capito. Ma la cosa gli interessava. E così ho portato a termine la trattativa. È andato tutto come previsto, anche se l'acquirente era un vecchio volpone. Ci ho guadagnato 300 euro di provvigioni con una sola vendita. Fantastico! Ma la cosa migliore è che Ronny è rimasto soddisfatto di me. Mi ha detto che sono un venditore eccezionale. E poi mi ha proposto di lavorare per lui. Domani ha altre cose da vendere, sarò con lui tutto il giorno. E a che ora tornerai? Sarò impaziente a sapere com'è andata. Saremo in due a dirtelo. Ho detto a Ronny che sarebbe stato a cena da noi. Così presenterò la mia cara mogliettina. E io cercherò di farti fare una bella figura. Non ne dubito, cara. Ciao, cara. Che ci hai preparato di buono? Arrivo. La cena è quasi pronta. Ti presento la mia cara mogliettina. Iana è della Moldavia. Sicuramente ci avrà preparato qualche specialità moldavica. Caro Mario, specialità moldava, non moldavica. Sono felice di conoscerti, Iana. Beh, questi fiori sono bruttissimi al tuo confronto. Grazie, sono bellissimi, ma non dovevo disturbarsi. Ma che fai da di lei? Che sono questi convenevoli? Devi dargli del tu. Anzi, ti ha dato garantemente dei fiori. Dagli 2 baci sulle guance come si usa fra amici. Ah beh, mi sembra un'ottima idea, sì. Io allora mi tolgo la giacca. Sono sicuro che noi 2 diventeremo ottimi amici.
La cena è pronta, se vogliamo accomodarsi. Allora si mangia. Bene. Caro il mio amico Mario, sei un uomo fortunato. Hai una moglie splendida. E che brava cuoca, ha preparato un vero manicheretto. E questo è niente. È anche un amante perfetto. Mario, hai bevuto troppo. Caro Mario, questa è una qualità che conosci solo tu. Gli amici sono rammaricati, ma non possono saperlo. Anche se farebbero pazzie per avere questa possibilità. Scusate, vado a preparare il caffè. No. Tu per questa sera hai lavorato abbastanza. Resta comoda. Il caffè vado a prepararlo io. Forse ho proprio bevuto troppo. Sono proprio contento di averti conosciuta. Al bar mi avevi trattato un po' male, eh? Ma poi conoscendoti, non sei così scorbutica come volevi far credere. Che fate? Vi tirate bottigliate per mostrare fratellanza fra l'est e l'ovest? Scusa Mario, sono stata io. Ho portato la bottiglia, ora raccolgo i vetri. No, non pensarci proprio. No, non ti scomodare, li raccolgo io. Tu, Mario, pensa a portarci il caffè. Anche se non ne abbiamo bisogno, visto come siamo nervosi. Scusate, sono molto stanca. Vado a letto. Buonanotte. Buonanotte, Iana. Piacere di averti conosciuta. Ci rivedremo presto. Che sono improvviso. Buonanotte. Buonanotte vuol dire che il caffè lo prendiamo solo noi. Ronnie non si staccò più da noi. Mario lasciò il suo precedente lavoro. Trafficava a tempo pieno con Ronnie e diventava sempre più strano e assente. Un giorno eravamo tutti in un bar squallido. In barba al divieto di fumare in luoghi pubblici tutti fumavano. Ronnie ci aveva fatto conoscere Rita, la sua ragazza, o meglio la sua servetta che dice sempre sì. Noi stavamo parlottando, anche se di parlare non avevo voglia, quando nel locale entrarono due brutti ceffi seguiti da due ragazze. Ma volete farci andare dentro tutti a portarle qui? Si può sapere perché ve le trascinate dietro? Che siete in gita turistica? Beh, dove andate? Luigi ha detto di fartele vedere. Ah, Luigi. E voi avete pensato bene di portarle qui? Luigi è un cretino. Come siete cretini voi due. Quante volte devo dirvi che questo non è il mio modo di lavorare? Silenzio, abbassa quella voce. Vuoi farci sentire da tutto il quartiere? Quello stronzo vuole farci andare dentro tutti. Cammina, va. Я вообще ничего не понимаю. Понятно. Значит, будут иметь. Ненавижу. Я же не проститутка. Хотя бы быть вместе. Mi alzai, attraversai il salone per andare nella reparto bar. Due latti caldi con cognac e due dolci. Latte caldo con cognac. In una giornata così estiva. Incurante dello sguardo commiserevole del barista, tornai con il vassoio in mano. Дівчиночки, ви мої дорогі. Ти
не бойтесь вы. Выпейте молока, оно придаст вам сил. А ты неплохо говоришь по-нашему. Ну, я из Молдавии. А вы давно здесь? Ну, где-то месяца три. Нам предложили работу за границей, вот мы и здесь. Такая же история. Ну что ж вы такие все глупенькие? Попадаетесь все время на одну и ту же удочку. А ведь давно всем уже все известно. Ну, когда есть нечего, то и голова не варит. Они вас изнасиловали. Изнасиловали? Да нам уже все равно. Они это делали и в России, и по дороге сюда, в Италию. И все время разные. Итальянцы, албанцы и даже русские, чтобы они сдохли. А вдруг у нас спит? А ты тоже с ними шарахаешься? Да нет, у меня другая история. Расскажу как-нибудь в другой раз, когда увидимся. Если увидимся. Ma brava! Parli russo? Sei piena di sorprese. I sovietici sono stati i nostri sgraditi ospiti per anni, ma queste ragazze non hanno colpe per meritarsi questo. Mettete giù le mani, magnaccio! Calma, calma ragazzi, calma. Potrebbero usare i modi gentili, non hanno a che fare con bestie come loro. Ah, ok, ok, Croce Rossina. Va bene. Ragazzi, fate piano. Mario! Vieni qua. Mario, senti, ti dispiacerebbe accompagnare questi uomini e le ragazze da Luigi? Sai, quella persona che ti ho fatto conoscere giovedì. E perché dovrebbe andarci lui? Non ci sono i tuoi amici? Certo, ma chi garantirebbe per loro? Non hai detto che bisogna trattarle bene? Chi può trattarle meglio di un gentiluomo di campagna? Слушай, а ты хорошая. Может быть, еще раз увидимся. Pez coraj scumpo. Ve ave nevoie. Purtroppo non rivedi più quelle ragazze. Non so dove le mandarono. Non ebbi nemmeno il tempo di chiedere il loro nome. Stai pensando a me? Poi Ronnie iniziò a parlarmi. Ho capito. Non pensavi a me. Come vi permettete di trattare così della povera gente? Se ti riferisci a quelle ragazze, erano già delle sbandate anche nel loro paese. Se cerchi una giustificazione per la tua coscienza non è il modo migliore. Può darsi la loro situazione fosse precaria, ma se potessero ritornare indietro e riorganizzarsi... Farebbero le puttane anche in Russia. Lavoreranno per te. Credo proprio di no, ragazza mia. Io non lavoro in quel modo. Il mio lavoro è pulito. Lavoratore onesto. Tu! No, non ho detto onesto. Ho detto pulito. Ero talmente presa dalla causa per quelle ragazze che non mi accorsi della mano di lui sul mio ginocchio. Ronnie la prese come un invito. Che fai ora? Parliamo. Stringendomi. Giù le mani. Vuoi forse violentarmi? Guarda che non ti sarà facile. Calma, calma che non succede niente. Resta in braccio a zio. Vedi? Non cerco di violentarti. Non ne ho bisogno. Ottengo tutto ciò che voglio. Ti senti troppo sicuro di te stesso? Non mi sento sicuro. Io sono sicuro di me stesso. Io non ti voglio, non ti desidero e spero che tu abbia capito. Tu mi vuoi, spero che tu abbia capito. Ti ripeto per l'ultima volta, toglimi le tue luride mani di dosso e fammi tornare al mio posto. Perché dovrei farti tornare al tuo posto? Non stai bene sulle mie ginocchia? Credi te lo chiederei in caso contrario? Bene, guarda, non ti sto più reggendo. Sei libera di agire come meglio credi. Portami a casa. Per favore. Si è fatto tardi. Devo andare via. Va bene, noi ne approfitteremo per provarci qualche abito. Poi se non vanno bene ne acquisteremo degli altri.
Ok, andiamo di sopra. Fez curaja scumpo, le avia ne voglia. Non so cosa ho detto mentre raccontavi, ti è uscita questa frase nella tua lingua. Ho pensato si trattasse di un incoraggiamento. Ehi, l'incoraggiamento? Ora non hai più bisogno. Ci sono qui io con te. Ci siamo noi. Giornata! Me lo ricorderò per un pezzo. Che pescatrici! Che vorresti dire? A parte il fatto che per andare a pesca si parte la mattina presto. Nelle 10 eravamo ancora a casa. Per fortuna che non c'era nessuno lì vicino con quella lenza. Se no adesso sarei qua a ricucire occhi, pelle, mani, piedi, orecchie. Tutta invidia tua, perché noi donne impariamo prima di voi. E poi comunque ho pescato una trota. Era una trota suicida. Quante ne abbiamo prese? Meno di quelle che vi siete fatte scappare. Ha parlato il capitano Agar. Ah, per fortuna che non c'erano delle balene lì vicino, si sarebbero affogate dalle risate, guarda. Comunque ne abbiamo prese una decina. Di balene? Alcune le faremo arrosto, altre con i funghi. Con i funghi? Sì, con i funghi, è una specialità. Fine della corsa, si procede a piedi. Ah, allora, mi sembra proprio la giornata ideale per trovare funghi. Da quello che mi risulta la stagione è troppo avanzata. Sì, ha parlato l'esperto di funghi, mica siamo in un campo coltivato qui. Non perde occasione, eh? È il subalterno muto. I funghi seguono la natura, l'istinto, come faccio io. Appunto, sono fuori di testa. Ragazzi, basta chiacchierare, bisogna arrivare lassù. Facciamo così, dividiamoci in due coppie, seguiamo questi due sentieri. Vediamo chi trova più funghi. E vai, facciamo una gara! Dai, così diamo un po' di pepa a questa giornata noiosetta. Come ci dividiamo? Io vengo con te, così loro possono scannarsi senza testimoni. Evviva, bella idea! Mettiamo pure il pepe e anche le corna, così stasera facciamo una bella mucchiata. Però, questa è un'idea fantastica, non ci avevo pensato. A parte lo scherzo, ti va? La mucchiata? Ma no, la divisione delle coppie! Lo scambio delle coppie vorresti dire, se il bue è contento. Bene, bene, allora è deciso, dai, voi due andate di qua. Io e lei andiamo da questa parte, ci rivediamo qui fra un paio d'ore. Forza. Ole. Fermiamoci qui, è un bel posto. Non ci sono i funghi. Ma chi se ne frega dei funghi? Io me li posso comprare al supermercato. Mi interessi tu. Spiacente, ma non sono della stessa idea. Beh, dipende. Dimentichi che appartengo ad un altro. Chi, Mario? Quel deficiente che non è in grado di intendere e di volere senza di me? Sei uno zotico, offendi in ogni occasione il mio marito. Sei uno zotico, offendi in ogni occasione mio marito. Chi è tuo marito? Quello che ora è nel bosco con Rita. Fino a prova contraria dovrebbe starti più vicino. Io non vorrei sbagliare, ma le coppie le ha stabilite lui. Touché. Brava. Ora parli anche il francese, eh? Così rischi di farmi impazzire. Lo sei già. Potrei fare con te quello che voglio. Ora qui. Ma questa situazione mi diverte troppo. Per oggi basta così. Ti lascio a bocca asciutta. Ma chi ti credi di essere? Shh. Basta. Armistizio. Anzi, diamoci la mano come vecchi amici. E non ci proverai più? No. Mi dispiace per te, ma per oggi solo funghi.
L'esperto di funghi ha fallito. Proprio fallito non direi. Diciamo che ho solo rimandato. Vuoi dire che torneremo funghi? Quando sarà il tempo opportuno per accogliere. Per quanto mi riguarda, ne dovrà passare di tempo prima che mi convincerete a tornare nel bosco. Non ti preoccupare, perché nessuno voleva convincere te. Basta si convinca Iana. Almeno la giornata è servita ad allentare la tensione fra l'est e l'ovest. Dato che lavoreremo insieme, è meglio che finisca la guerra fredda. Ma io e Iana siamo diventati ottimi amici. Sì, buoni amici, con la benedizione di mio marito. Bene, allora raggiungiamo il primo bar per festeggiare. Pronti? E così decisi di diventare un medico. L'amore per il prossimo. Sì, ma solo di sesso femminile. Specialmente belle donne. Grazie. Se i signori mi consentono, suggerirei come dessert un dolce fantasia del nostro chef, accompagnato con un frizzantino. Lei ci farebbe diventare ciccioni in pochi giorni. Non mi permetterei mai, non mi permetterei mai di rovinare la silhouette di queste due bellissime donne. Grazie. Sì, vabbè, ci porti pure il dessert e il frizzantino, grazie. Beh, che ne dite se stasera andiamo a fare due salti in discoteca? Sì, andiamo. Bella serata, vero tesoro? Sarebbe più bella se invece che cominciarti lei dessi un po' più di attenzione a me. Tutte gelose voi donne, non sapete godervi la vita. Sembra che a Iana non dispiace se vi accarezzi tutte e due, vero Iana? Fanculo! Non può più stare senza di me. Ehi, ehi, andateci piano se non volete che ci arrestino per atti osceni. Hai ragione, sì. Ci vediamo dopo, amore mio. Mario, ti lascio nelle mani di Rita. Io vado a ballare con Iana. E io non ho voglia di ballare. Ma su, siamo in discoteca, non in chiesa. Approfittane per muoverti un po'. Ma che fai, non balli più? Ti ho detto che non ho voglia di ballare. Ma se avevi iniziato tanto bene. Va bene, ho capito, vi lascio soli, vado a bere qualcosa. Senti Mario, siccome il tuo amico non è il mio, perché non ci balli tu? Sei sempre la solita musona. Ma è che ci si possa divertire con te? Torna a ballare e non rompere. D'accordo, caro. Torna a ballare. Che cavolo ti prende? Come basta? Ho voluto dare una lezione a quello stronzo di mio marito, ma adesso basta. Decisamente non sei il mio tipo, non lo farò mai con te. Io sono il tuo tipo e come? Tu desideri un uomo come me, non sei adatta per il deficiente di tuo marito. Ma quanto sei presuntuoso! Pensi che tutti cadano davanti ai tuoi piedi soltanto perché sei un furfantello di periferia? Con me ti sbagli. Addio e non farti più vedere a casa nostra. No, stai tranquilla che io non mi sto sbagliando. Ora vai pure. Per stasera è rotto abbastanza. Tanto ci rivedremo presto. Crepa. Se volevi fare la scenata ci sei riuscita. Brava, diamo spettacolo. Tu e il tuo amico Capone lo spettacolo lo date sempre. Anzi, lui dà spettacolo e a te sembra piace fare lo spettacolo. Ma che dici?
Lui scherza, è un tipo allegro. Mi piace stare con lui. E allora giocaci tu, ed escluda di me da questo gioco. A me se scherzi non piacciono. Guarda che lui ci trova il lavoro. Il lavoro? Fare il ricettatore, il magnaccio, chiami il lavoro! Adesso smettila, che sei ubriaca! Anche da ubriaca non intendo stare al suo gioco. Se ti piace così tanto, vacci tu a letto con lui, ma prima portami a casa. No, io resto. E allora resta pure. Scusa! Scusa, mi daresti un passaggio? Bella mia, che non te lo do un passaggio. Sali, va, che la mia macchina già stiamo a 5.000 giri. Fermati, non faccio. Oh, e chi sei tu? Senti, bello, quella è mia moglie. Con sta faccia da frocio. Credevo avessi un marito, non una moglie. Oh. Mario! Ma chi è questa? Oh, ma che fai? Ma sei impazzito? Basta, sta storia finisce qua, va. Riprenditi tua moglie. A te quando ti serve un uomo chiamami, eh. E tu quando tiri fuori una pistola togli la sicura. Va, va. Ciao maschione. Che cosa vuoi ancora? Non puoi lasciarci in pace? Che modi? Non fai entrare un nemico che vuol far pace? C'è Mariuccio? Sì, sì, ci sono! Entra pure, Rami! Senti, sono passato perché Franchetti vorrebbe concludere quell'affare al più presto. Io direi che dovresti andarci oggi stesso, sarebbe meglio per tutti. Veramente per oggi ho un altro programma. Ho promesso a Iana che l'avrei accompagnata a fare shopping. Ah, capisco. Shopping. Vai pure. Vuol dire che rinunceremo all'affare. Ne faremo degli altri. Io vado, ci vediamo. Aspetta. Rinunciare è un peccato, sono un bel mucchietto di soldi. Facciamo così. Io vado da Franchetti e tu accompagni Iana. Vabbè, per me va bene, bisogna vedere se è d'accordo lei. Nemmeno per sogno, io non sono d'accordo, Mario. Mi avevi promesso che mi accompagnavi tu. Dai, ti prometto che concluso l'affare ci prenderemo una breve vacanza, ok? Ti porterò al mio paese a vedere la festa patronale. Chissà che allegria, che vacanza. Ciao. Di sperare. Mariuccio tornerà presto. Intanto noi abbiamo diverse ore da passare insieme. Dobbiamo organizzarci. Che proponi? Ci organizziamo così. Io ho da fare nella mia camera. Perciò ti lascio qui. Tu magari nel frattempo buttati dalla finestra. Mi faresti un grande favore. Beh, ma siamo solo al primo piano. Io invece ho un'idea migliore. Che piacerà anche a te. Ne sono sicuro. Andiamo a fare shopping, così manteniamo la parola data a Mariuccio e sarà contento. È cornuto. Spero che si impicchi il più presto possibile. Ah, beh, certo. Ora, Mime.
Vi amo entrambi, al punto da desiderare per voi la pace eterna. Non capisco, tesoro. Io vado a prelevare, ti raggiungo. All'est le ragazze sono sempre tristi? E come sai che sono dell'est? Osservare fa parte del mio lavoro. Io osservo e poi intervengo per divertire. Normalmente i bambini, ma a volte noi clown arriviamo prima o dopo grossi guai, per rafforzare, per consolare. E riusciresti a farmi ridere? Scommettiamo? Il tuo sorriso contro questo piccolo clown di peluche. Il tuo sorriso è stupendo. Ho vinto la scommessa, ma tu meriti comunque questo piccolo clown. Vedi? È una cosa semplice, ma a volte le cose semplici sono le migliori. Smetterai di fare la preziosa. Chiedimi scusa e dimmi che mi vuoi ora qui. Ti chiedo scusa. Dai, ora, prendimi qui. Accidenti. Ascensore! Ma guarda questi stupidi. Ascensore! Bene, bene. La dimostrazione di chi comanda è terminata. Da ora in avanti farai solo quello che ti dico io. Il gioco lo comando io e farai tutto ciò che voglio. Ecco perché l'ascensore era bloccato. Non bastano le nostre prostitute. Ora arrivano anche dall'estero. Mi dispiace, signora. Io proprio non posso accontentarla. Non c'è niente da fare, sa, lei... Lei è praticamente mummificata. E lei è uno sfacciato. Sì, ridi, ridi. Quanto sia la fine di settembre, se sto ancora. Sì, da noi è molto più freddo, sai? Ah, in Italia il clima è mite. Non ridiamo sul freddo, verrà. Io l'ho già provato. Ehi, vuoi parlarne? Abbiamo... ancora un'ora, poi andremo a riprendere Doris alla fine del suo turno in ospedale. Mario era sempre più preso da quel lavoro ambiguo, non me ne parlava. Ma era chiaro che si trattasse di squillo o altre attività illegali. Mi trascurava sempre di più e credo che avesse diverse amanti nel giro della prostituzione, compreso Rita. Trovavo i profilattici nelle sue tasche. Poi arrivò il freddo. Salve, Eleuterio. Bella galoppata, vero? Senti,
sottospecie di verme. Non osare rivolgerti a me con codesta confidenza. Io per te sono il conte Eleuterio. Mi scusi, signor conte, è che pensavo date le circostanze. Tu pensi? Mi sorprende. Comunque, già che ti trovi a far funzionare il cervello, trova il modo per restituirmi i miei 70.000 euro al più presto. 50? Erano 50. Hai poca memoria, eh? Volevi la bella automobile, sportiva, senza tenere conto degli interessi. La vita è cara al giorno d'oggi. Io ho buona memoria. E tu mi dovevi rendere un certo servizio accurato. Non a caso mi trovo qui. Vede, ho sotto mano due splendide ragazze che vorrei farle conoscere. Sei come le ultime baldracche che hai rimediato dal marciapiede, eh? Quella roba la so trovare da solo, senza il tuo aiuto. Non ne dubito, ma stavolta si tratta di due aspiranti modelle che, insomma, vorrebbero... E quella dove l'hai trovata? È la moglie di un certo amico con cui faccio affari. Così? Ti sbatti la moglie del tuo amico? E non pensi a me, o meglio, ai miei 70.000 euro. Conducila al bar, voglio conoscerla. No, no, signor conte, non è ancora pronta per questo. La vado a chiamare. Diana, lascia che ti presenti il conte Eleuterio, il maggiore imprenditore della nostra regione. Complimenti, bellissima donna. Allora, festeggiamo questo incontro. Ti piacciono i cavalli? Gli animali sono meglio di alcuni umani, di mia conoscenza. Condivido pienamente. A certe persone io preferisco i vermi. Vieni, ti faccio vedere Fulmine, il mio stallone. Ecco Fulmine, il mio campione. L'unico che mi dà delle soddisfazioni. Meriterebbe una medaglia solo per il sovraccarico che deve sorbirsi. Tutte così sensibili dalle tue parti. No, sto solo cercando di scherzare date le circostanze. Fa piacere. Beh, nonostante ci conosciamo da poco, ho dei progetti su di te. I progetti partono dal letto, suppongo. No, non necessariamente. Ma potrebbero partire anche dal fienile. Conte Eleuterio, se le piacciono le cose piccanti le mando Ronny. Sembra che vi intendiate. Mandami pure Ronny. Riprenderemo qui da dove abbiamo interrotto. Contaci. Vieni, per corto il giro, per quel tempo vorrei dire. Dai. Mi dispiace, signor conte, ma l'avevo avvisata. La ragazza non è ancora pronta. Me ne sono accorto. Il più dispiaciuto sono io. Dispiaciuto per te, si intende. La ragazza non è ancora pronta. Ci vuole tempo. Tu non hai molto tempo. Hai preso un impegno con me non procrastinabile all'infinito. Ma noi ti vogliamo bene. Cercheremo di aiutarti per accelerare l'addestramento della ragazza. Ti daremo dei buoni consigli. Vero, ragazzi? Vero. Può bastare. Avrai capito che non mi lascio umiliare da un verme o da una puttanella. Ti concedo 10 giorni. O lei, o i soldi, o il tuo funerale. Andate a Harry Potter. Andate a Harry Potter.
Dimmi la verità. Questa è la tua seconda risata da quando ci conosciamo? No. Questa è la mia seconda risata in assoluto. In altre circostanze, anche i tuoi sorrisi sono tristi. E tu come fai a saperlo? Si legge nei tuoi occhi la tua infelicità. Debbo consolarti o rafforzarti? Guarda, è ancora con me. Brava! Tienilo sempre con te. Ti ricorderà le cose semplici in questa vita alquanto complessa, specie la tua. Ciò che non mi uccide mi rende più forte. Questo lo deciderai tu. Però ricordati, se cercherai un vero amico, lo troverai dove meno te lo aspetti. Dai, andiamo via. E vieni anche tu. No, lo capisci o no che mi sto divertendo? Se sei stanca, va a sederti in auto. Dopo telefono a Ronnie che ti venga a prendere. Io resto. La festa va avanti fino all'alba. Certo, non ci avevo pensato. Ronnie, il santo patrono, che ci libera sempre dai problemi e difficoltà. Senti, smettila e non farmi scenate. Va a sederti in auto. Come vuoi. Buttati dal campanile che la festa si fa veramente interessante. Ah, siete voi. Mi avete fatto prendere paura. Che ci fate qui? Veramente siamo qui per te. Non capisco. Ronnie ha mandato voi a prendermi? Certo, a prenderti, ma non come intendi tu. Continua a non capire. Ora capirai! Forza, vieni! Dai! Ah! Vedrai che ci divertiamo, dai! Tu non ti muovere! Forza! E tu, tieni la ferma, dai! No, non ci riesco! E tu non fare storie, dai! Vedrai che ti piace! Sì. Così, dai! Sì! Ora spero tu abbia capito come vanno le cose. Andata all'inferno tu e Mario. Non ti preoccupare, ci sarai anche tu nel calderone. Sì, ma in un altro reparto. Andiamo, dai, muoviti. Dormire a casa mia. Portami da Rita. Vieni a dormire da me. Portami da Rita. Grazie. Vengo! Vengo! Un attimo! Mi fai entrare? Madonna santissima, ma ti ha travolto un treno? No, cari amici di Ronnie. Capisco. Non sono nuovi a queste cose. Dai, vieni dentro. Ti devo fare un bagno caldo. Dai. Povera cara. Devi aver sofferto molto. Ronnie è particolare. E da me ha preteso delle cose. Anche nei tuoi confronti. Nei miei confronti? Non prendertela con me. Ma devo addestrarti. Particolarmente. Spero non ti dispiaccia.
Tu sei anche lesbica. Non per vocazione. Ma Ronny ha incluso anche questo. Il mercato lo richiede. E lui davanti ai suoi affari non mette niente. Toccherà anche a te. Prima o poi. Da ora. Decidi tu. In questo momento ho un tremendo bisogno di affetto. Da qualsiasi parte venga. Ma preferisco di no. Non per vocazione. Farò io in modo che questa orribile realtà rimanga solo un sogno. Te lo prometto. Mi è parso che allo steccato l'azione del fantino sul cavallo fosse debole. Ma sta parlando di Fulmine? Certo, sto parlando di Fulmine. Conte Eleuterio, come sta Fulmine? Spero che ti abbia massacrato con i suoi graziosi zoccoli. Salve, piccola vipera. Sputi sempre veleno, a quanto pare. No, Fulmine non mi ha ancora disarcionato. Ma allora spero che lo faccia il più presto possibile. Non lo farà, non lo farà. Neanche tu lo farai. Potrai sincerartene di persona per il bene di tutti. Tu mi seguirai nelle stalle. È un vero piacere per me. Vengo volentieri, ho preso anche le pillole contro il vomito per l'occasione. Il mio territorio è molto vasto, in Italia e anche all'estero. Ho buone conoscenze anche in Moldavia. Immagino qualche ex nazista. Immagina chi vuoi, è quello che sono in grado di fare. Dato che sono costretta alla tua schifosa compagnia, cerchiamo di venire al dunque. Mi stai aiutando. E allora veniamo al dunque. Ricominciamo laddove avevamo lasciato. Buongiorno. Buongiorno, signora Petrelli. Ispettore Millesimi. Commissario Nasta. Vorremmo parlare con la signora Maiorova. È in casa? Maiorova? Maiorova. Ah, intende dire Iana. Sì, certo, dai. Diana, ci sono i signori della polizia per te. Ti faccio accomodare nella taverna. Sì, arrivo subito. Gradite un caffè, un drink? Ringrazio per la sua squisita ospitalità, ma noi siamo in servizio, non possiamo accettare. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, vedo che sei ripresa. Ora è in ottima forma. Certo, non si può dire lo stesso di Ronny e Mario. Sì, grazie all'attenzione dei coniugi Petrelli. Credo che non riuscirò mai a sdebitarmi con loro. Non credo glielo creeranno. No, ma prego, accomodatevi, vi lascio soli. I fatti si sono svolti così come li ho riferiti, li confermo. Suo marito, lei ha dichiarato che suo marito, trovandola nel letto con il Ronny, andò su tutte le furie. Da altre versioni invece risulta che lui non dimostrava gelosia, anzi. Da altre versioni? I suoi vicini di casa hanno detto che la sua relazione extraconiugale andava avanti scandalosamente sotto gli occhi di tutti, compreso suo marito. I diretti interessati sono sempre gli ultimi a sapere delle relazioni extraconiugali del coniuge. In certi casi questo è vero, ma nel suo caso era molto ambiguo. Lei, per esempio, era al corrente che suo marito frequentava delle prostitute? Immaginavo una cosa simile. Invece in questo Ronny aveva una ragazza. Sì, certo, Rita Agnolini. Ma credo che Ronny la utilizzasse per distrarre Mario. Perché lei è fuggita precipitosamente dopo la sparatoria senza prestare soccorso e senza avvisare la polizia? Mi sono lasciata prendere dal panico, non sono abituata alle sparatorie. Però la legge non è molto indulgente nei confronti di queste cose. Ma le attività illegali svolgevano Ronny e mio marito. Ma secondo la legge, chi ha conoscenza di attività illegali deve comunque denunciarle. Ma voi non pensate che a volte la gente possa avere paura di comportarsi secondo i canoni tradizionali? Sono arrivato adesso. Mia moglie mi ha detto della vostra presenza. Posso fare qualcosa?
Visto che lei è qui per essere utile non a noi, ma alla signora Majorova. Majorova, scusa. Majorova. Conosce un buon avvocato? Altrimenti provvediamo noi a nominarne uno d'ufficio. Certo, il mio. Perché credo che la sua ospite ne avrà bisogno. Con un buon avvocato sono sicuro che la discolperà completamente. Almeno glielo auguro. Sempre che sia del tutto estranea ai fatti. Va bene, direi che è tutto. Grazie. Da questa parte. Arrivederci. Sempre voi a tirare. Tabellone non fa testa. Oh, stai, stai. È stato bellissimo. Anche per te? Certo, è stato bellissimo. Per me, per te, per lui. Lui chi? Chi se non è il mio marito moderno da coppia aperta? Vero Mario che è stato bello anche per te? Mario, da quant'è che sei lì? Da un bel pezzo. Si è goduto tutto lo spettacolo, solo che stava scomodo, gli sarà venuto il torcicollo. Io direi di rifare tutto da capo, così potrà guardare più comodamente dal centro della stanza. Sai Mario come abbiamo fatto io e il tuo miglior amico? E non solo nel nostro letto, ma anche nella nostra auto, nell'ascensore, in ogni luogo possibile. Smettila, siamo fra persone civili. Persone civili? Questa è bella. Due parassiti pervertiti che ami persone civili. Ehi, un momento. Scusami, hai ragione, tu sei meglio di lui in quanto mi lascia divertire con tutti i tuoi soci, maschi e femmine. Sai Mario, noi abbiamo unito utile al dilettevole, curando anche i tuoi affari. Così anche tu ti sei potuto permettere l'auto sportivo con lo spazio per le corna. A modo mio ti voglio bene. Anch'io a modo mio ti voglio bene e voglio dimostrarti come. Godi Mario, godi. Godi per l'ultima volta. Per favore, non sparare. Ma tu sei completamente pazza, vuoi uccidere tuo marito? Quello che se lo sta facendo sotto chiami mio marito? E poi che ci fai con la pistola se non la usi? Io non ho mai sparato a nessuno. È vero, tu uccidi in un'altra maniera. Cerca di ragionare, poi te ne pentiresti. Te ne penti se non lo fai? Che diavolo è? L'ora di punta! Quando punti una pistola devi sparare. Che facciamo adesso? Non c'ero le impronte, crea un alibi. Anche Mario era armato. Due veri duri. E ora che lui è morto siamo rimasti noi tre con la nostra passione.
Perché l'hai fatto? Spostati. Devo preparare la scena per la polizia. Mi hai tolto la soddisfazione. Volevo farlo io. Tu non l'avresti mai fatto. E saremmo rimaste per sempre le loro schiave. Fino a che ci avrebbero buttato via come delle scarpe vecchie. Iana, ti prego, ascoltami. Andiamocene via. Scappiamo in Germania. O più su. Sì, come Telmo e Louise. No, grazie. Invece prenderemo due strade diverse. Tu prendi pure l'auto che vuoi. Io mi arrangerò. Ma prima devo fare una cosa. Iana! Ma ti rivedrò almeno. Salve! Ciao! Sempre allegra? Ho camminato a lungo, sono stanca. Bella pettinatura. Ti piacciono? Molto sobri. Taglio fai da te? Sì. Si vede. Ma voi artisti di strada siete tutti così lenti. Solo i migliori. Ora sì. Per dove? Roma. Mi daresti un passaggio? Dai, sali che si parte. Subito? Subito. Farmi gli affari tuoi. Ma che ti è successo? Se non vuoi farti gli affari miei, perché me lo chiedi? D'accordo. No comment. Ho calpestato dei vermi. Per questo sono scioccata. Schifo. Una volta sono andato a pesca e ho usato dei vermi, ma non mi hanno fatto questo effetto. C'è un fiume là dove andiamo? Sì, proprio vicino al luogo dove ho sede in autunno. Perfetto. Al fiume di notte. Originale. Forse. Capolinea, ti offro la cena. Grazie, ma non ho fame. Ma che fai? Non è questo che vuoi? Che volete tutti? Salto i preliminari. Il passaggio non è a pagamento. Potrei anche desiderarti, ma non in questa maniera. Sei riuscito a farmi ridere due volte. E ora vuoi gettare via tutto? Questo rafforzo consola. Servirà più a te che a me. Come vuoi. Puoi sempre tornare a prenderlo. Ma non so se ci rivedremo. Forse il nulla è meglio della nullità. Ma se siamo in vita ci sarà una ragione. Vai, vai a mangiare, che sei stanco. Anche a me è passata la fame. Dopo che Mario e Ronnie si sono sparati a vicenda, mi sono trovata al fiume. Il resto è storia recente. Dai, non sentirti così. Adesso è tutto finito. No, non è finita. In questi ultimi tempi ho imparato a sviluppare le mie facoltà sensoriali. So che non è finita. Ma noi siamo tuoi amici. Credo che dovrò pagare il pedaggio. Che intendi dire?
No, Angela, aspetta, aspetta, Angela. Lasciala andare, non ti preoccupare. Tornerà prima del previsto. Stronza, maledetta stronza. Diana. Angela, ti stavo aspettando. Ah, mi stavi aspettando? Così, fra le braccia di mio marito? Te l'avevo detto che le mie facoltà sensoriali sono sviluppate. So tutto di voi. Tu sei gelosa. Intendo dire di me, ma tutto sommato sei disposta a dividermi con lui. Angela, Diana, fatemi capire. Rilassati, tesoro, le cose stanno così. Vero, Angela? È vero. Le cose sono così.
Pronto? Tenente Bruni. C'è stato un incidente. Non conosciamo l'identità della vittima. Un collega sta controllando i documenti. Eravamo andati al motel perché c'era stata segnalata una partita di droga. Poi abbiamo visto l'auto sfrecciare e abbiamo iniziato l'inseguimento. No, non so di chi si tratti. È una donna sui 25, mora. Non conosciamo le ragioni del suo atteggiamento. Sempre spettacoli nelle piazze? Sempre. E il clown? Al suo posto, ti stava aspettando. Prima o dopo grossi guai? Dopo, solo dopo. Con noi i guai finiscono. Mi avevi detto una volta che si trova un vero amico con chi meno te lo aspetti. Ora che ne pensi? Se l'ho detto, sarà così. Posso viaggiare con te? Dai, sali, conosci il tuo posto. Dove sei diretta? In un posto migliore. Non credo che ci sia in questo mondo virtuale. Eppure ho visto un sorriso. Qualcuno che conosci? No, ma era intenso. Vero? Non era virtuale. No. Non era virtuale. Un sorriso, eh? Un sorriso.